Una borsa fatta da donne per le donne ed è la borsa di Tommasini. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Uzzino, compro e produco borse originali e sono napoletana. Oggi con le borse ci spostiamo nel centro produttivo di San Mauro Pascoli, in provincia di Forlì Cesena, dove incontriamo una donna fantastica. Considera che io ho incrociato questo brand, ero su Instagram Shop, stavo guardando le borse e mi è capitata sta borsa sott'occhio. Sono andata a vedere sul sito e mi sono innamorata della borsa che poi ti faccio vedere, particolare del doppio abbinamento di colori. Comunque mi sono innamorata e sono andata poi a guardare la storia. Roberta Alessandri è una donna fantastica. Ho avuto modo di conoscere anche attraverso il video che ha pubblicato sul suo sito. Perché dicevo una borsa di donne fatta da donne per le donne? Perché lei racconta di come lei è un'artigiana pellettiera, professionista insomma, e di come la mamma negli anni 80 crea questa azienda, la madre che era direttrice di produzione di noti brand appunto per le scarpe, e poi lei prende questa passione e comincia a creare borse. Se guardi le borse sono fantastiche. C'è tanto studio, tanta pelle, insomma, tanta artigianalità e quindi mi sono innamorata dei prodotti. Poi mi arriva il prodotto così e quindi dico wow, cioè è bello proprio l'accompagnamento che poi il brand fa anche la coccola, perché sembra una stupidaggine, ma aprire una scatola e trovare appunto tutto impacchettato è sempre bello. Ma ti voglio far vedere la borsa che mi ha conquistato. Allora, grazie per il tuo ordine, per ringraziarti, ecco un buono sconto di 10% su tutto, vale dal 6 marzo 2022 al 5 marzo 2022, inserisci insomma il buono sconto che mi ha regalato. Poi c'è questo bigliettino: questa creatura nasce dall'odore e dal sapore di un laboratorio artigiano dove le mani, la testa e il cuore sono valore e identità. Che meraviglia. Apriamo. L'importanza dei social e di come i brand poi gestiscono la gestione dei social. Se io non avessi visto questa bella foto su Instagram non mi avrebbe attratto il brand. Quindi facciamo attenzione a queste cose. La borsa si trova in una flanellina logata. Andiamola ad aprire. Il modello che ho scelto è una borsa in pelle Mary, nero e viola. Modello insomma large, perché ovviamente a me piacciono le borse grandi, ma poi mi aveva fatto impazzire la struttura, ma adesso vi faccio vedere, anche perché avevo bisogno di una nuova borsa da lavoro. Ed eccola qua, fantastico. Vado a togliere tutte le carte. Prodotto originale, frutto di estrema attenzione, realizzato con cura artigianale. 100% originale italiana, questi prodotti sono fabbricati interamente in Italia, costruiti con materiali naturali di qualità e di prima scelta, costruiti adottando le lavorazioni artigianali tradizionali tipiche italiane. Bravissima, bravissima. La borsa è questa. L'abbinamento in vari colori. Io ero indecisa fra questo, quindi con il viola, o con un color fango che mi faceva impazzire anche quello. Avrei preso tutti e due perché è fantastico, quindi non escludo che utilizzerò il 20% per un altro acquisto. La borsa l'ho pagata a 195 euro, quindi voglio dire, guardate che fantastico. Quindi ha tracolla, questa tracolla che è in tessuto, questo tessuto bellissimo che poi insieme al colore del sopra, della maniglia che stacca col nero e tutto il resto, sono fantastici, almeno mi piace tantissimo. Sul davanti troviamo il logo timbrato a fuoco su due insomma pezzettini di pelle. Andiamo ad aprire la borsa, ma prima voglio vedere cosa mi riserva questo pacchettino. Gentilissima Ornella, per ringraziarti della fiducia
che ci hai dedicato, ho il piacere di donarti un pensiero speciale. È un accessorio della linea Accessori Sostenibili, realizzato recuperando con cura gli sfridi della produzione. Un pensiero fatto con il cuore, personalizzato con le iniziali del tuo nome e nel colore della tua Tommasina bag. Un abbraccio allo staff delle donne artigiane. E io vi amo, vi sostengo, donne artigiane. Grazie mille, grazie davvero Roberta. La borsa appunto è completamente di pelle, con questa tracolla di tessuto. Gli accessori sono color dorato. Andiamo ad aprire. Ha questa lampo frontale. Che lascia aperto un primo vano, che è così, bello ampio, dove troviamo sul lato posteriore, diciamo, due taschini. Dall'altro lato, invece, la borsa risulta essere vuota, quindi bella, bella capiente. Andiamo ad aprire poi la parte posteriore della borsa. E troviamo una lampo, appunto una mascherina con lampo, con un bel taschino ampio, quindi lampo, con un bel taschino ampio, dove è riportato il brand. Oh, ma hanno messo anche il mio nome. Ma che bello, grazie. Le sorprese? Grazie cameraman che me l'ha fatto notare, se no come sono stonato me ne accorgevo fra 20 anni praticamente. Dicevo, oh, mi avevano fatto una borsa. Grazie mille, lo apprezzo tantissimo. Come ho detto in un altro video, in questo periodo sono molto per i gesti umani e quindi per me queste cose sono delle coccole al cuore e mi danno la forza anche di sentirmi utile per fare questi video, quindi grazie, grazie davvero. Voglio far notare quanto è fantastico questa maniglia, un'architettura bellissima, veramente bellissima, e mi piace impazzire. Questa è una borsa che ovviamente la si può portare a mano così, sfruttando e facendo vedere la bellezza di questa maniglia, sotto braccio con i due manici, oppure con questa favolosa tracolla. La borsa è leggerissima, non è un dettaglio da poco, perché una borsa bella grande e capiente, così poiché è leggera la si può riempire un po' di più, perché comunque è una borsa da lavoro, può anche essere tranquillamente una 24 ore, quindi uno va fuori a fare un fine settimana e può portare con sé una borsa del genere. Ti lascio al testo di utilizzo, torniamo per la chiusura e anche il voto wow dell'apertura scatola. Tommasina bag, fantastica. Dopo la recensione ho avuto modo di seguirla ancora di più sui social e tutto il resto. Io adoro questo brand, mi piacciono altri modelli e non escludo di poterli comprare. La borsa sostanzialmente non è leggerissima, ma perché come vedi è bella strutturata e bella importante. Ora ti faccio vedere cosa c'entra, ma c'entra il mondo. Io l'ho usata per lavoro e questo che cosa ti toglie? Il fatto di dover portare due borse, perché ad esempio adesso non c'ho il computer dietro, però perché lo sto utilizzando per delle cose, sostanzialmente ho messo tutta la parte, diciamo, personale davanti e quindi come vedi, insomma, sto riempendo, questa è la maniera, diciamo, elegante con cui riempio la borsa. Faccio così non solo per il video, non solo perché mi sto impegnando per il video. E nella parte posteriore invece ho messo le cose da lavoro, perché diciamo così fai una separazione, anche perché qua ci sono meno scompartimenti. Qua ad esempio ho messo, che ne so, il caricabatterie o altre cose che mi servivano, il portadocumenti, il computer, e riesci a portare tutto con una sola borsa. Il colore è fantastico, la pelle utilizzandola è sempre più bella, è sempre più bella, io la trovo davvero fantastica. L'ho utilizzata prevalentemente con sottobraccio, perché per il peso poi che arriva ad avere quando ci metti un po' tutto, ovviamente questa è la versione più comoda, ma non ho disdegnato il fatto di portarla con la tracolla, così ho un po' più lunga da poterla portare lateralmente quando magari dovevo fare qualche passetto in più. Molto molto bella e molto comodi i
piedini sotto, perché ovviamente la borsa l'appoggio spesso a terra, molto particolare il manico, ed è una di quelle borse che mi hanno chiesto di chi è sta borsa, chi l'ha fatta, insomma, dove l'hai presa, quindi fantastica. Per le cuciture il mio voto è 5. Per la tintura il mio voto è 4. È un po' secca, insomma, mi piace un po' più bombellosa, un po' più ricca, comunque 4. Per le rifiniture 5. Per la valutazione qualità prezzo 5, insomma, che secondo me sono prezzi bassi. Per la valutazione utilità 5, perché risolve un problema anche se devi stare fuori casa, insomma, è tipo un borsone, quindi fantastico. Per me è una borsa stra promossa, e ti invito ad andare a guardare il sito e tutte le altre cose che hanno, insomma, a disposizione, perché c'è qualche altro modello davvero figo oltre a questo che è grande, c'è qualcuno un po' più piccino che è comunque bello, versatile e utile. Quindi promossi da Masini Bag. Andiamo alle riflessioni finali. Cioè, magari fossero tutti i pacchi così, magari, ma non solo perché mi hanno dedicato, cioè mi hanno inserito il nome, mi hanno dato lo charm vicino con le mie iniziali, mi hanno scritto il bigliettino a mano, ma pure per il pacco, per come era fatto, per la carta, perché è bello, perché uno quando compra qualcosa di così emozionale che è una borsa, è bello lo spacchettare, sentirsi un po' bambini, no? Sentirsi appagati dei soldi che si sono spesi. E in questo caso, voglio dire, non se ne sono spesi neanche tantissimo, infatti secondo me è un brand che deve andare. Complimenti anche per come gestite i social, perché sono fighissime. Ho comprato la borsa proprio per questo, e siete da, insomma, Roberta, sei da seguire anche per chi vuole, ecco, affacciarsi a questo mondo. Quindi brave, brave davvero. Iscriviti al canale, clicca sulla campanella per poter rimanere sempre aggiornati su tutti quelli che sono i contenuti. Io spero sempre di più di trovare brand così, brand, e che questi brand poi vengano sempre di più apprezzati da chi compra contraffatto e decide un giorno di comprare originale, di favorire lo sviluppo di questi brand. È fondamentale, diciamo no alla contraffazione, fake no grazie, ok? Metti un mi piace, un commento, è fondamentale per sostenere il canale. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!